allora, dal 1920, Milano rappresentava il centro morale ed economico del paese, con la sua fiera che ospitava la Campionaria, quando il 24 settembre 1961 apre il Salone del Mobile. Si è aperto a Milano il Salone del Mobile, una dotatissima campionaria di tutto ciò che può fare bella e comoda la nostra casa. Nell'inaugurare la rassegna, il ministro dell'Industria, onorevole Colombo, ha messo in rilievo l'importanza di questo aspetto del lavoro italiano. A noi non bastavano gli occhi per ammirare tutto. Ci è piaciuto particolarmente ciò che è soffice. Alludiamo naturalmente ai materassi, questi molleggiatissimi prodotti, deliziose piattaforme per i nostri sogni. Soffice, soffice, tutto è soffice. Un pezzo di storia industriale dell'Italia post-bellica che conteneva in sé già tutti gli elementi di quello che poi sarebbe diventato il mondo dell'arredo italiano, conosciuto e sempre più desiderato nel mondo. Pionieri, un gruppo di mobilieri, espressione dell'organismo di categoria Federlegno, che volevano inventarsi qualcosa di nuovo per poter esportare i loro prodotti. 328 gli espositori iniziali per 11.000 metri quadrati. Numeri che, se confrontati con quelli di oggi, fanno sorridere e riflettere. 2.500 le presenze nelle ultime edizioni su quasi 230.000 metri quadrati. 12.000 curiosi del 1961 agli ormai oltre 300.000 visitatori, il cosiddetto popolo del salone, che sopraggiunge da ogni angolo del mondo, ben 160 paesi. Crescite vertiginose che hanno consacrato il Salone del Mobile a indiscussa vetrina del mondo dell'arredo. Una miriade di piccole e piccolissime imprese, affiancate da una schiera di abili artigiani, eredi di un'altissima tradizione manifatturiera più che centenaria, capace di fornire un ampio catalogo di prodotti, stili e materiali, rappresentava la realtà dell'industria di quegli anni. Un sistema forte, ma non ancora conscio delle proprie possibilità. Un sistema culturalmente già affermato, che aveva consegnato alla storia il razionalismo, prodotti di qualità e architetti designer rilevanti. Fu così che gli imprenditori cominciarono a rendersi conto che per fare business, davanti all'intravista possibilità di saturazione della domanda interna dopo il periodo della ricostruzione post-bellica, oltre all'auspicato avvento di una produzione italiana moderna, come sosteneva l'architetto Gio Ponti, l'unica altra via d'uscita era quella dell'esportazione. Ma i piccoli produttori italiani non erano in grado di fronteggiarla da soli. Padre si preoccupò di riunire il consiglio di Federlegno e di chiedere se non era opportuno sentire la Fiera di Milano per immaginare una manifestazione specializzata per i mobilieri. Allora mio padre, insieme al commendatore De Baggis, andarono in fiera. E Franci, quando mio padre gli fece questa proposta, disse: ma se voi siete pazzi, ma fate una mostra di soli, voi non verrà nessuno. Voi dovete venire alla grande fiera, la Fiera Campionaria, in aprile, dove ci sono già un sacco di mobilieri, allargate, vi do tutto lo spazio che volete, prezzi speciali, ma non pensate a una fiera che morirà subito. Allora, prese atto di questo, però non era fermamente convinto della bontà di questa iniziativa. Tornarono a casa, la fiera ci ha preso in giro, ma noi ce ne freghiamo, andiamo avanti. E da lì è nato il salone. La richiesta fatta da quel gruppo di mobilieri si rivelò quindi più che lungimirante. Il Salone del Mobile ha raccontato l'Italia del boom economico degli anni 60, che scopriva l'entusiasmo e la voglia di rinascere, l'Italian Design e i suoi maestri. Proprio qui sono stati presentati per la prima volta i pezzi divenuti icona del Made in Italy.
e in poco tempo il Salone del Mobile divenne il punto di riferimento a livello mondiale, una fiera specializzata ma eterogenea, simbolo di un intero modo di lavorare, uno strumento dell'industria e uno straordinario veicolo di promozione. Nel 1967 il Salone consacra la sua internazionalità e si specializza sempre di più. Nascono così nel 1974 e 1976 Euro Cucina ed Euro Luce, biennali della cucina e dell'illuminazione, forum dove idee, design, tecnologia e innovazione si incontrano. Nel 1982 viene lanciata EIMU, oggi Workplace 3.0, salone ufficio, dedicata al mondo dell'ambiente di lavoro. E nel 1989 si afferma il Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, a completare il quadro dell'arredo domestico. Nel 1998 è la volta del Salone Satellite, il collaudato trampolino di lancio per i giovani creativi e punto di riferimento delle aziende alla ricerca dei talenti del futuro. Infine, nel 2006 nasce il Salone Internazionale del Bagno, a cadenza biennale, che va ad affiancarsi a Euro Cucina, dando vita a una piena sinergia nell'ambito della ricerca e sviluppo del prodotto. Il Salone del Mobile arriva così ad abbracciare il sistema casa arredo a tutto tondo, rappresentando tutte le tipologie dell'arredo domestico e tutti gli stili, dal classico al design, dal moderno a ciò che farà tendenza. Il Salone del Mobile è la più grande vetrina per quanto riguarda il designer e ci aspettiamo, come tutti gli anni, di ribadire questa nostra leadership. E come sempre a Euroluce vedremo la massima espressione dell'eccellenza italiana, del saper fare italiano, che forse questa è la cosa più importante. E le aziende del settore bagno hanno scommesso sul Salone del Mobile perché per noi ha rappresentato e rappresenta, ma lasciamo dire, rappresenterà sicuramente la finestra migliore per aumentare la nostra quota di esportazione. Sicuramente il Salone Ufficio è un grande contributo per aiutare le aziende a uscire da questa crisi, che avrà un'offerta quanto mai diversificata di prodotti che gli consentiranno perciò di avere finalmente una panoramica oggettiva e molto trasversale di quello che il settore può offrire. I pezzi di arredo cambiano perché a cambiare sono gli ambienti domestici e di lavoro. La cucina diventa sempre più l'angolo della socializzazione, uno spazio che desidera aprirsi e mettersi in mostra, tanto nei materiali come nei colori e nel design. I suoi spazi funzionali tendono a dilatarsi e ingigantirsi e iniziano a sconfinare e a confondersi con quelli del soggiorno. E così il bagno lascia la sua crisalide di stanza di servizio per diventare spazio di benessere e relax. Anche le tendenze di stile seguono questa mutazione, preferendo tinte forti e pattern grafici per superfici ceramiche e sanitari. Gli ambienti di lavoro sviluppano soluzioni in linea con nuovi modi di lavorare e nuove esigenze progettuali per abitare gli spazi di lavoro, sempre più a misura d'uomo, più liberi e dinamici. Contaminazione, innovazione, ricerca. Gli stili dell'abitare guidano e rispecchiano gli stili di vita. Ora, il Salone del Mobile a Milano è veramente il primo salone sul globo terrestre intero, cioè in questo momento Milano è il centro del mondo. Dura una settimana, poi per fortuna nelle aziende dura anche tutto l'anno. È così che il Salone del Mobile ancora oggi racconta nuovi modi di abitare, tecnologie e materiali rivoluzionari, ma racconta anche dell'identità dell'eccellenza italiana, protesa tra tradizione artigiana, tecnologia, innovazione e creatività, storie di stile e senso del bello, oltre al profondo legame con il territorio. Un saper fare che rende l'Italia unica, con il suo Made in Italy apprezzato in tutto il mondo. Italian design is very important because it's the father of the design. Italy invent the design.
like a real culture, like a real political action. And that makes a big difference. That's why you have the designer, the most famous designer of the world in Italy, but you have also the what we call the editor. Da quel settembre 1961 il Salone del Mobile è cresciuto insieme e grazie alla sua città, che aveva, ieri come oggi, alle spalle un distretto di consolidata tradizione artigianale. Milano si è così avviata a diventare anche la capitale del mobile e dell'arredo, punta di diamante del design internazionale. L'unico evento, anzi credo che sia l'evento che fa vedere la Milano che vorrebbe essere. Cioè è l'unico momento in cui Milano è veramente quello che tutti quanti noi vorremmo fosse. Milano, la capitale della creatività o del design, per non dire che comunque poi è al centro dell'Europa, considerando l'Europa del Nord e l'Europa del Sud del Mediterraneo. La nuova Milano ha costruito nel 2006 una nuova casa per il Salone del Mobile nel polo fieristico di Rho, firmato da Massimiliano Fuxas, secondo i criteri della più avanzata tecnologia. Un quartiere espositivo funzionale e accogliente, con percorsi chiari e razionali. Uno spazio dove i 2.500 espositori e 300.000 visitatori possono interagire comodamente. L'edizione è sicuramente molto internazionale, secondo me. Ho visto molta affluenza da molti paesi. Ci sono splendide ditte, non è la prima volta che veniamo. Vale, il salone mi ha parecido algo muy interesante, con muchos jóvenes. Hay mucha diferencia entre cada salone. Il salone satellite, per esempio, tiene mucha creatividad. Sempre alto livello, l'arredamento rimane comunque un elemento trainante per la città di Milano ed è fondamentale lo sviluppo che ha avuto la città con tutti gli eventi paralleli. Grazie alla sua offerta commerciale ampia e di ineccepibile qualità, alla sua comunicazione vincente e diffusa nel mondo, passando da Parigi, Londra, Shanghai, Monaco, New York e Mosca, ai numerosi premi e riconoscimenti ricevuti, tra cui 3 compassi d'oro, alla sua filosofia di coniugare business e cultura attraverso eventi di grande interesse dedicati al design, all'architettura e all'arte, organizzati sia in fiera sia in città, in prestigiose location, dalla Triennale a Palazzo Reale. Il Salone del Mobile e Milano sono un fiore all'occhiello nel panorama internazionale. Perché un'azienda deve venire al Salone del Mobile di Milano? Perché la sua vocazione di internazionalizzazione è un segnale molto chiaro di quello che il Salone del Mobile ha fatto in questi 54 anni di crescita e dove le aziende possono presentare la propria produzione in maniera completa di fronte ad un pubblico che viene da 180 paesi. Una formula assolutamente vincente per tutti coloro che vivono da protagonisti il mondo della progettazione e della cultura mondiale dell'abitare.